Finita l'esperienza da autodidatta, ho cominciato a leggere, ho iniziato con i mistici indiani, poi con il sufismo che ho approfondito veramente, poi con Gurdjieff e lì ho fatto tutto un altro genere di esperienze diverse, no? Alcuni meditano con gli occhi aperti, alcuni con gli occhi chiusi. A me come viene non mi interessa, però tendo per gli occhi chiusi dopo un po'. Diciamo che la meditazione ha bisogno di spazi per entrare nel gioco. Man mano che tu cominci a esplorare te stesso con gli occhi chiusi, cominci a sentire che l'energia la fai passare centimetro dopo centimetro, cioè parti di qua, poi scendi, va negli occhi, sulle guance, così, il mento, la gola, scende per arrivare alla mano, davanti per arrivare ai piedi, dietro al calcagno, salire dall'osso sacro e arrivare di nuovo in cima, no? E a poco cominci a scoprire che il tuo cervello ha una rotazione continua di pensieri che vengono, vanno via, è un casino, no? Quando a poco superi questo stadio, è un piacere sublime, perché sei in calma, così è calma, e da lì comincia la vera meditazione. Qualcosa riguarda l'importanza del respiro? Il respiro è un caso a parte. È molto utile per arrivare a certe destinazioni, cioè tu parti, per esempio, questo è uno, no? E si scende qui. Due. E si scende. Cambiamo. Tre volte, sia una volta e l'altra. E poi si parte da qui, che siamo qua. Questo vuol dire accompagnare la ispirazione alla espirazione, accompagnarla proprio. E questo fa calmare tutto il corpo a poco, no? Poi io entro nella seconda parte della meditazione con gli occhi chiusi e quindi abbandono il corpo in quel momento lì. Cioè, ce l'ho sempre, perché lo posso tagliare. Che succede in quella fase? Quella che sale? Sì. È incontri con luce. C'è chi ha delle immagini, chi vede delle immagini, chi usa delle immagini, perché aiutano, hanno questa potenza. Però è bello andare a incontrare parti superiori. Queste che tu chiami parti superiori sono riconoscibili? Sono riconoscibili se non ti distrai dalla focalizzazione di quello che chiamiamo il terzo occhio, no? Quindi a poco dentro c'è l'uscita. E quando moriamo, quelli diciamo che hanno condotto un'ottima vita escono dalla testa, altri che hanno combinato casini pazzeschi escono dai piedi, e non è una bella cosa. Dunque mi pare di capire dalle tue parole che la preghiera possa avere un posto fondamentale in tutto questo. Sì, ce l'ha. Prima di cominciare mi inginocchio guardando l'esterno, che mi piace da pazzi, va bene, e dico questo per tutti gli esseri senzienti,
tutti insieme.